stanno ancora sfruttando il mondo del precariato nella scuola e ancora di più perché in vista dei nuovi pensionamenti il prossimo anno ci saranno ancora più precari e ancora il governo non si abilita a fare un percorso di stabilizzazione di tutto questo personale. Tra quota 100 e pensionamenti vari per il prossimo anno scolastico mancheranno 147.000 persone tra insegnanti e personale ATA. Il problema del reclutamento, se non si cercherà di provvedere immediatamente a dei concorsi straordinari, il problema sarà veramente grosso perché a settembre non ci sarà chi entra in classe. I sindacati confederali della scuola si sono ritrovati per una protesta di fronte agli uffici del provveditorato di Arezzo per chiedere che i precari della scuola vengano stabilizzati. Sono precaria ormai da 13-14 anni e quindi tutti gli anni mi trovo a cambiare scuola, cambiare colleghe, cambiare bambini, non c'è continuità lavorativa, non c'è continuità didattica, non si può fare nessuna provvisione di nessun tipo in questa maniera. Un problema che si fa sentire maggiormente anche per le cattedre di sostegno. In teoria potrei insegnare sulla comune, come tutti quelli che insegnano sul sostegno veniamo presi dalle graduatorie della comune, ma in realtà non abbiamo qualifica per essere insegnanti di ruolo successivamente sul sostegno. Il no dei sindacati è anche contro la proposta del governo di regionalizzazione della scuola. L'istruzione, lo dice la Costituzione, è un diritto e non è un servizio. Il governo ci porterà anche questo abominio della regionalizzazione che sicuramente non porterà niente di buono, perché ovviamente invece di aiutare le regioni con difficoltà stiamo creando il gap, si allargherà probabilmente molto, molto di più rispetto a quello che è oggi.